Oggi siamo qui in questa manifestazione sostenuta dal Centro Servizi di Volontariato di Taranto, che ha lo scopo di, appunto, di promuovere le attività, le idee di rete per la promozione del volontariato. È una giornata in cui molte associazioni, fra cui il WWF Tullia Gravina, il Soccorso Alpino e Speleologico, l'associazione Arca, PS, Università Popolare Le Grazie, svolgono una serie di attività finalizzate a mettere in luce tutto l'incredibile lavoro che viene svolto nel corso dell'anno. La giornata di oggi, a causa delle condizioni meteo, si è spostata in gran parte all'interno, con delle presentazioni in particolare sugli insetti impollinatori, delle attività divulgative sull'attività di ricerca dei cani, in particolare dei cani da macerie, visto che il Soccorso Alpino Speleologico ha questi cani che hanno partecipato, ahimè, anche all'intervento in Ischia. E poi tutte le altre attività, laboratori di aquiloni e origami, è un laboratorio sulla realizzazione di un video promozionale per la promozione delle attività di volontariato. Oggi io e mio padre presentiamo la nostra esperienza casalinga sul rapporto con gli insetti impollinatori, ma soprattutto con le api mellifere. Per cui, dopo una breve presentazione descrittiva sull'impollinazione e l'importanza dell'impollinazione degli insetti impollinatori, facciamo una dimostrazione sulle varie tipologie di arnie autocostruite, tra l'altro, sull'evoluzione delle arnie cosiddette top bar, dove le api costruiscono il loro favo in maniera del tutto naturale, senza i telai che l'uomo impone, senza i telai artificiali, e un'arnia costruita sempre da lui a culla, molto grande, noi l'abbiamo chiamata Cribive. E poi facciamo anche vedere la costruzione dei bug hotel, quindi delle case per gli insetti impollinatori, che non sono le api mellifere ma sono le api solitarie, le coccinelle, le farfalle, con un laboratorio su cui i bambini possono anche un po' lavorarci. Quest'oggi abbiamo fatto una dimostrazione di una ricerca in superficie, dove il cane segue un cono, entra nel cono del disperso, quindi non vengono chiamati cani molecolari, ma sono cani da ricerca in superficie, quindi loro seguono un cono d'odore, qualsiasi odore di essere umano.